Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di HP Bikers. Spero che stavolta registri l'audio del microfono, perché ho appena finito di fare un bellissimo motovlog che vi sarebbe interessato tantissimo, ma il mio cellulare ha deciso di non registrare l'audio della mia voce. Quindi mi sono fermato, ho tirato una marea di madonne e basta, e ho detto va bene, registro un altro nella speranza che stavolta tutto vada per il meglio. Però non sto a rifare il video che ho appena finito di registrare, perché non ne voglio. Adesso facciamo un altro genere di video perché mi devo sfogare. E adesso vi faccio vedere cosa succede. No, non è vero, non vi faccio vedere niente. Però volevo provare a fare un girettino in questa bellissima strada insieme a voi, cercando di, diciamo, vedere quanto può arrivare giù questo fantastico Duke senza ammazzarsi, cioè, questo qui mettetelo già in preventivo che oggi non mi ammazzo, cioè prima di partire ho detto non preoccupatevi che non è il mio obiettivo di oggi ammazzarmi, anzi, visto che sono un po' girato perché non mi ha registrato un cazzo il mio cellulare di merda, adesso mi devo sfogare un po'. Quindi chiedo scusa in anticipo se non parlerò tanto, però alla fine, evitate una qualche parte guidata, secondo me può essere interessante. Fatemelo sapere nei commenti. In questo video vi dimostrerò che il Duke 125 in montagna è veramente molto divertente. Poi è chiaro che se avete un 1000 vi divertite di più, però farò vedere quanto è maneggevole la mia fucking motina. Chiedo anche scusa del fatto che non ci sia la front cam, ma purtroppo dopo aver registrato due video, anzi tre, questo è il terzo, perché oggi è il terzo video che registro, mi si è scaricata, quindi poco male, tanto questo video non ne avevamo bisogno della front cam. Comunque queste Michelin Pilot Power 2CT fanno veramente paura, mi piacciono veramente tantissimo. È bello perché in scalata la moto non scula neanche più. Prima tutte le volte che ci mettevo dentro la terza e la seconda mi partiva di culo. Adesso non parte neanche più. Pensate che tante volte mi chiude le curve anche troppo. Finalmente la ruota davanti fa quello che deve fare, ovvero curvare. È fantastica adesso, queste gomme è veramente speciale la mia moto.
peccava veramente tanto quell'M5. Municipale. Salve! Tutto a posto? Ducatino, bellino. Niente ragazzi, diciamo che questo video non lo voglio prolungare troppo, anche perché adesso mi sa che ne farò subito un altro, non di questo genere chiaramente. E fatemi sapere però, perché sono curioso, se vi possano piacere dei video di questo tipo nei commenti, e nel senso che io guido senza stare troppo a parlare, mi concentro sulla guida e mi diverto un po', diciamo, con la mia moto nei limiti del non farsi male, chiaramente, perché penso che oltre non ci andrò mai, perché di farmi del male non ne ho per niente voglia. Bello quando i ragazzi ti vedono passare con la GoPro sul casco e guarda, e ti dicono: oh, ma quello sta registrando, ciao, sono in TV. Niente ragazzi, fatemi sapere appunto con un commento cosa ne pensate, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto chiaramente, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao belli! Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach them what I wrote, teach them all the hope. Keep them on the road.